Benvenuti a tutti a questo nuovo video unboxing e prova. Come vedete, oggi giochiamo a Star Wars Unlimited, il nuovo gioco di carte collezionabili di Star Wars. Imperdibile, andato sold out subito, ovviamente. E come vedete, abbiamo due mazzi, uno con Skywalker e l'altro con Darth Vader, ovviamente, come era. Andremo a vedere un po' le regole. Non credo che ci siano carte rare o fortissime, però poi questo servirà solo per imparare a giocare. Anche perché è un gioco nuovo, quindi siamo tutti all'inizio e neofiti, ma come vedete qua dietro abbiamo già un pre-release box con degli aggiornamenti che poi faremo nel prossimo video, quindi vi conviene iscrivervi e andiamo a vedere poi cosa ci daranno di bello. Non vedo l'ora di aprire, soprattutto capire come funziona questo gioco. Per ora abbiamo i due mazzi, ovviamente tutto Lucasfilm, tutto originale. Cerchiamo di aprirlo rovinando il meno possibile della confezione e andiamo a vedere subito cosa troviamo all'interno e leggerei anche un po' di prefazione. Che la forza sia con te, scopri una galassia di infinite possibilità con Star Wars Unlimited. In questo gioco di carte collezionabili, dal ritmo serrato e facile da imparare, tu e il tuo avversario vi affronterete in emozionanti battaglie testa a testa, piene dei più famosi personaggi dell'universo di Star Wars. Proteggi i tuoi alleati nei panni di Luke Skywalker o lanciati all'attacco con Darth Vader. Questo starter per due giocatori contiene tutto ciò che serve per imparare a giocare: due mazzi completi, una guida, i segnalini e molto altro. All'interno di questa scatola troverai anche un set completo di 10 carte esclusive che non sarà possibile reperire da nessun'altra parte. Ok, dai, queste 10 carte, magari, anche se sicuramente le carte in inglese hanno più valore, poi qualcosa in futuro varranno. Vi ricordo che le carte collezionabili in questo periodo c'è un sacco di speculazione, come quelle di One Piece che sono andate sold out e si trovano a cifre incredibili online. Quindi troviamo due mazzi, dei molto carini portamazzi, come vedete si montano abbastanza facilmente. Uno, due, cerchiamo sempre di mantenere tutto in ordine. Poi abbiamo molto belli questi segnalini 1, 5 e 10. Poi andremo a capire cosa servono. Due tappetini di gioco molto utili, soprattutto anche all'inizio per capire dove mettere le cose e come impostare il tavolo di battaglia. Come vedete, qua abbiamo unità spaziali, base, leader, unità terrestri, gettone iniziativa, risorse, mazzo, pila degli scarti, struttura del round, glossario e capacità innescate. E dall'altra parte, ovviamente, Luke Skywalker, cioè Darth Vader sicuramente in quell'altro. Faccio vedere anche il Darth Vader dietro, può diventare anche un poster per gli appassionati. E poi, cosa molto importante, soprattutto adesso che è la prima volta che ci giochiamo, la guida rapida, sperando che sia un gioco semplice e chiaro. E poi, dopo aver studiato e magari aver fatto qualche partita, vi spiegherò come si gioca. Ma ora, io so che guardate i video di Darth Vader, ma inizierò con Luke. Andiamo a vedere questo fantastico mazzo. Le carte, sì, sono fragiline. Quello che consiglierei magari è una pellicola protettiva, perché mi sa che qua gli angoli a breve si rovineranno. È quel cartoncino che si rovina abbastanza facilmente. Ok, molto carine. Ora vi faccio vedere quello che troveremo. Luke Skywalker, ovviamente, che sarà il nostro leader, e troviamo anche dietro qualcosa di scritto: Torre dell'Amministratore, con il mazzo di Luke Skywalker con tutte le varie carte e numeri. E poi, come vedete, abbiamo le carte che a quanto pare sono tutte bifaccia. Abbiamo esperienza da un lato e uno scudo armatura per le astronavi, può darsi. Quindi abbiamo un po' di carte con la doppia faccia e poi iniziano le carte normali con, come vedete, la scritta Star Wars Unlimited dietro, droide R2D2, che ne abbiamo più di uno. Poi abbiamo l'ala X dell'Alleanza, C3PO, apripista ribelle, ARC 170, Leia Organa, l'agente solitaria, tenente di flotta, capo ala,
Yoda, guardia di sicurezza, navetta di pattuglia, squadra di sicurezza, cannoniera, generale Dodon, no speeder, ok, i disegni intanto analizziamoli un secondo, carini, non eccelsi, sono un po' old style, guardia d'onore un po' fumettosi diciamo, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, resiliente, spada laser di Luke, riparazione, queste sono carte evento, c'è scritto sparare per primo, rifugio in asteroide, colpo a sorpresa, diversivo, annientamento. Ok, come vedete poi ogni carta ha un numerino, l'unità e una descrizione e poi qua un 1 e un 3. 3, 4. Ok, poi andiamo ovviamente a capire in seguito a cosa si riferiscono tutti i vari numerini, perché andremo a leggerlo nel manuale. E ora scartiamo. Lui, il solo, l'inimitabile, il feroce Darth Vader. Ok, qui abbiamo davanti, qui abbiamo dietro il nostro leader del male. Centro di comando, abbiamo le mazzo di carte di Darth Vader, quello che troviamo per 1, 10, 120, 130 e che più ne ha più ne metta. Poi abbiamo le carte che abbiamo trovato nel mazzo di là con la doppia faccia e l'astronave dietro. E poi qui ovviamente iniziano le carte dell'unità, il cacciatie, assaltatore della morte, nera, l'ammiraglio Ozel, assaltatore della nave della prima legione, l'ammiraglio Motti, il tenente degli assaltatori da neve, droide sonda Viper, l'ammiraglio Piet, il tecnico del super laser, queste sono sempre unità, guardia di detenzione, generale Virs, Grand Moff Tarkin, sempre unità, intercettatore imperiale, unità spaziale. Vedete, qua sono altre unità spaziali. Poi abbiamo il TIE avanzato, ATST, l'unità terrestre, Star Destroyer Gladiator, unità spaziale, questa unità terrestre, l'imperatore Palpatine, unità terrestre. Questa è un'altra unità spaziale. E poi qua abbiamo le migliorie, spada laser, reclutamento, evento. Strangolamento di forza, rifornimento, aprire il fuoco, aprire il fuoco. Io sono tuo padre, guardate questa carta. Io sono tuo padre, massima potenza di fuoco e sbarramento soverchiante. Ok ragazzi, adesso non mi resta che andarmi a studiare io un po' il nostro fantastico libretto delle istruzioni e poi andiamo un po' a immergerci nel gioco vero e proprio sul tavolo. Ok ragazzi, adesso grazie all'aiuto del tappetino guardiamo un po' le caratteristiche speciali di questo gioco. Come vedete già si divide in unità terrestri e unità spaziali, quindi potremo giocare sia navicelle che personaggi terrestri e i terrestri potranno solo scontrarsi con altri terrestri e le unità spaziali solo con altre unità spaziali. Quindi aumenteremo, diciamo, le possibilità di gioco. Qui, come vedete, al centro abbiamo il leader che poi possiamo a un certo punto scatenare e giocare come se fosse proprio un personaggio. Poi, quando muore, invece che scartarlo, lo rimettiamo e torna qua per darci solo le sue abilità. E qua abbiamo un'altra parte fondamentale del gioco, ovvero la base. Base con 30 punti di partenza, li vedete scritti qua e l'obiettivo del gioco è distruggere e portare a zero questi punti base. Come vedete, poi abbiamo anche una sezione risorse. Le nostre risorse, al contrario di altri giochi, saranno proprio carte del nostro mazzo che noi gireremo e utilizzeremo come risorse. Prenderemo delle carte della nostra mano, quelle che meno ci servono in quel momento, le useremo come risorse da mettere qua sul campo. Poi, come negli altri giochi, quando si utilizzano, si girano. Il gettone iniziativa, che è una delle nostre
nostre azioni che possiamo fare o prendere l'iniziativa di quel turno e iniziare per primi, perché al contrario di altri giochi ha una turnistica di azione io, azione tu, azione io, azione tu, azione io, azione tu, finché poi non si esauriscono tutte le possibilità di azione e allora si riattivano le sorse, si pesca, si fanno le classiche azioni da fine turno e si inizia a picchiarsi duro. E chi ha il gettone iniziativa, che è una delle variazioni che possiamo fare, può iniziare per primo. Poi qui abbiamo una sezione mazzo e una sezione pila degli scarti, come succede da altre parti. Come vedete, abbiamo anche delle utilissime istruzioni con la preparazione, la struttura del round, la fase di riorganizzazione, un glossario e poi le capacità innescate, cosa vogliono dire. Adesso voglio farvi vedere un po' di più nello specifico una carta. Come vedete qua abbiamo scritto in cima unità e terrestre. Queste sono le risorse che dovremo usare per metterle sul campo. Qui abbiamo il nome, poi qui abbiamo attacco 2 e difesa 3. Poi abbiamo una descrizione che ci dice: cerca tra 5 carte in cima al tuo mazzo fino a 2 carte imperiale, rivelale e pescale, metti le altre carte in fondo al tuo mazzo in ordine casuale. Quindi non solo può attaccare, ma abbiamo anche un'opzione quando viene giocata. La fase di attacco e difesa è molto semplice perché attacco 2, facciamo 2 ferite e poi il nostro avversario ce ne potrà fare altrettanto. Se ce ne fa meno di 3, noi metteremo dei punti ferita con i segnalini, eccoli qua. Se ce ne farà 3 o più di 3, ovviamente il nostro amico qui morirà e lo metteremo nella pila degli scarti. Oltre alle carte unità, ovviamente troviamo anche delle carte miglioria. Come vedete qua hanno sempre un costo di utilizzo e poi a chi possiamo assegnarla. Quando giocata cosa succede? E questi più 3 più 2 poi li metteremo qui sotto alla nostra carta per far vedere e ricordarci quanto abbiamo potenziato la nostra unità. Ovviamente quando muore la nostra unità anche questa verrà scartata. Ma non solo abbiamo migliorie, ma abbiamo anche degli eventi. Ultima, ma non per importanza, abbiamo questi segnalini qua che devono essere identici a quelli del nostro leader. Se non sono identici al nostro leader, ci costerà di più mettere in campo queste risorse. Comunque, per qualsiasi chiarimento abbiamo un fantastico libretto con le istruzioni dove andare a vedere nel dettaglio le regole. Io spero di trovare il prima possibile qualcuno con cui fare una bella partita. Ok ragazzi, prossimo appuntamento per scartare la pre-release box, anche se è uscita un po' perché sono in ritardo come al solito. Sono scorte andate a ruba, quindi se la trovate vi consiglio di comprarla il prima possibile perché come prima edizione è probabile che aumenti il suo valore. Per tutto il resto invece lasciate un bel like, iscrivetevi al canale perché andremo a vedere questi giochi, ma tanto altro, e noi ci vediamo alla prossima recensione. Che la forza sia con voi. Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.